Paradox ha perso la strada in questi ultimi anni. Giochi rinviati, enormi flop al lancio e giochi cancellati sembrano essere rimasti gli unici prodotti di quello che ad un tempo era tra i migliori sviluppatori e distributori di giochi strategici. Ma come si è arrivati a questa situazione? Per scoprirlo, ripercorriamo insieme la storia di Paradox dalla sua fondazione a oggi. Paradox nasce nel 1995 come divisione di Target Games, che era un'azienda svedese specializzata nella produzione di giochi di ruolo e da tavolo. Ricordiamo Target Games in particolare per la serie Mutant Chronicles, il franchise da cui è tratto il gioco di carte collezionabili Doom Trooper, che era la migliore alternativa a Magic per chi negli anni 90 abitava fuori città e poteva, come me, comprare le carte solo in edicola. Nel 1999 Target Games fallisce e Paradox eredita gran parte delle proprietà intellettuali. A questo punto Paradox viene divisa in due aziende: Paradox Interactive, che si occupa dello sviluppo di videogiochi, e Paradox Entertainment, che prenderà i diritti dei giochi da tavolo di Target Games e si trasferirà a Los Angeles e diventerà Cabinet Entertainment, ora controllata da Tencent. Paradox Interactive invece resterà in Svezia e pubblicherà nel 2000 Europa Universalis, titolo basato su un gioco da tavolo francese con lo stesso nome. Nel 2000 i giochi per PC erano ancora venduti in scatola e quindi un piccolo studio come Paradox si dovrà affidare a più distributori internazionali e riuscirà comunque ad ottenere una distribuzione estremamente limitata del suo primo titolo. Al termine del 2001, Paradox rilascia Europa Universalis 2, quindi Art of Iron nel 2002, Victoria nel 2003. Nel 2004 Strategy First, il distributore di Paradox per il Nord America, dichiara bancarotta e Paradox comincia quindi a curare direttamente la distribuzione dei suoi giochi. Il primo titolo distribuito direttamente da Paradox sul mercato americano è Crusader King del 2004, seguito da Art of Iron 2 nel 2006. Nel 2005 stava avvenendo una rivoluzione nel mondo dei videogiochi per PC, ma ancora non lo sapevamo. Steam, infatti, durante quell'anno cominciò a distribuire giochi di terze parti, molto pochi e con accordi privilegiati, trattati singolarmente. Nel 2006 Steam contava infatti un catalogo di ben 150 giochi. Quelli di Paradox videro questo iniziale successo della distribuzione digitale e pensarono che potesse essere la soluzione ideale per la loro nicchia di mercato. Per questa ragione lanciarono Paradox On Demand, che venne rinominato con un nome che assumerà in futuro tutto un altro significato: Gamersgate. Questa piattaforma di distribuzione non ha mai avuto grande successo, ma nel 2007 era l'unico modo per scaricare le espansioni di Europa Universalis 2. Già, potrà sembrare incredibile, se avete presente quanti DLC Paradox pubblica per ciascuno dei suoi giochi, ma fino al 2006 tutti i titoli che abbiamo visto finora erano standalone. Il primo titolo con un numero considerevole di espansioni è proprio Europa Universalis 2, lanciato nel 2007, e con la prima espansione chiamata Napoleon's Ambition durante lo stesso anno. Con Gamersgate comincia la storia di distributore di terze parti di Paradox, con attivi nel suo catalogo titoli come l'originale Mount & Blade. Nel 2008 Gamersgate viene separata da Paradox, ma Paradox comunque continua ad allargare il suo catalogo. Il 2008 è l'anno di Europa Universalis Rome, tra i primi flop dell'azienda, mentre nel 2009 Art of Iron 3 è il nuovo successo. Sempre nel 2009 Fredrik Wester diventa CEO dell'azienda e da qui la porterà avanti per molti anni. Ed è proprio attorno al 2009 che Paradox sbarca su Steam,
portando ad un pubblico molto più vasto tutto il suo catalogo di giochi prodotti e distribuiti. 2010 è l'anno di Victoria 2. Nel 2011 il gioco sviluppato internamente è Sengoku, dimenticabile strategico ambientato nel Giappone feudale. Mentre tra i titoli distribuiti ricordiamo Cities in Motion, sviluppato da un nuovo studio norvegese chiamato Colossal Order, che rivedremo tra poco. Nel 2012 Paradox si separa in due compagnie. Paradox Interactive si occupa della distribuzione e Paradox Development Studios si occupa dello sviluppo. Paradox Development Studios pubblica Crusader Kings 2, che è il primo gioco simile a un live service. Crusader Kings 2 infatti verrà attivamente sviluppato fino al 2018 e avrà ben 15 espansioni principali, oltre ad innumerevoli DLC cosmetici. Sempre nel 2012 Paradox Entertainment pubblica Magica, gioco sviluppato da Arrowhead, che oggi conosciamo per Helldivers, che è il primo titolo Paradox a vendere più di 1 milione di copie. Nel 2013 Paradox Development Studios pubblica Europa Universalis 4, che è ancora l'attuale versione di Europa Universalis a più di 10 anni e 22 espansioni di distanza. Paradox Entertainment pubblica un altro gioco di Colossal Order, ovvero Cities in Motion 2. Questo titolo ha una rappresentazione 3D della città e un sistema di traffico complesso. Colossal Order a questo punto sa di avere creato le basi per un city builder tipo SimCity. A Paradox però sono titubanti, perché nel mentre Electronic Arts ha annunciato di star sviluppando un sequel di SimCity. SimCity uscirà nel 2013 e da subito sarà un disastro. A questo punto Paradox capisce che c'è spazio e finanzia lo sviluppo di Cities Skyline da parte di Colossal Order. Il lancio di Cities Skyline nel 2015 è un enorme successo. Non solo il gioco venderà più di 12 milioni di copie, ma porterà a Paradox Interactive, oltre una marea di soldi, anche un nuovo pubblico. Per la prima volta Paradox non si rivolge solo alla sua fedele schiera di amanti dei giochi di strategia per PC, ma ad un pubblico molto più vasto, pubblico che include anche i giocatori su PlayStation e Xbox, sui quali Paradox Interactive comincia a puntare direttamente. Nel 2016 Paradox Interactive viene quotata in borsa e porta quindi a casa ancora più soldi, con i quali comincia a muoversi in una piscina molto più grossa. Paradox non è più il piccolo distributore di giochi di nicchia, ma non è ancora il grande distributore di giochi AAA, ma comincia ad aspirare a diventarlo, in particolare con l'acquisizione del World of Darkness. Nel mentre abbiamo perso un po' di vista Paradox Development Studios, che dalla pubblicazione di Europa Universalis 4 ha smesso di pubblicare un titolo all'anno ed è diventata una fabbrica di DLC. Il 2016 finalmente vede il lancio di due nuovi titoli, Art of Iron 4 e Stellaris, che è la prima nuova proprietà intellettuale di Paradox, che per la prima volta non si occupa di eventi storici, ma ci propone la sua visione del futuro fantascientifico. Nel 2018 Fredrik Wester lascia la posizione di CEO a Ebba Ljunggerud, una scelta abbastanza particolare considerando che la Ljunggerud proviene da un'azienda che si occupa di giochi d'azzardo. In ogni caso, la PDXCon del 2018 è probabilmente il più grande evento realizzato dall'azienda, almeno in termini di annunci. Libri, giochi da tavolo, si parla persino, perché no, di un bel film ambientato nel World of Darkness, e poi Age of Wonder Planetfall e naturalmente Imperator Rome.
Imperator ROM verrà rilasciato nel 2019 e quasi immediatamente l'enorme hype di quei mesi si schianterà contro la realtà di un gioco con poche idee sviluppate male. Ad oggi il progetto Imperator non è riuscito a migliorare dalla sua condizione iniziale e ha solo un 64% di recensioni positive e meno di 1000 giocatori contemporanei di picco. Nel 2019 viene anche annunciato Vampires Bloodline 2, l'attesissimo sequel di uno dei più ambiziosi, ma sfortunati, RPG della storia. Da allora il gioco è scomparso nuovamente nella nebbia e ha cambiato sviluppatore. Sempre in questo periodo, Paradox apre numerosi nuovi studi, tra i quali Paradox Tectonic in California. Nel 2020, Paradox Development Studio rilascia Crusader Kings 3, che è un buon successo, seguito nel 2022 da Victoria 3, che invece è ancora solo al 68% di recensioni positive, nonostante personalmente io preferisca questo secondo titolo a Crusader Kings 3. Per quanto riguarda i titoli di terze parti, questo periodo ha visto alcuni titoli fallimentari come Empire of Sin e altri che più o meno se la son cavata senza diventare enormi successi, come ad esempio Surviving the Aftermath. Sembra chiaro che il piano ambizioso di Ebba Ljunggren abbia incontrato moltissimi problemi. I classici problemi legati ad una rapida espansione di un'azienda di successo. Ljunggren lascia nel 2021 e al timone torna Fredrik Wester. Questo però non risolve gli enormi problemi dello studio. E anzi, è chiaro che qualcosa si è rotto nella gestione della qualità dei prodotti, nel modo in cui vengono trattati gli studi di terze parti, nella condivisione degli obiettivi e nelle linee guida generali dell'azienda. Ognuno dei seguenti fallimenti richiederebbe un video a sé, ma per ora mi limito ad elencarli cronologicamente. Ottobre 2023. Star Trek Infinite, ovvero Stellaris con la licenza di Star Trek. Sembra un prodotto impossibile da sbagliare, eppure è stato un disastro. 24 ottobre 2023, Cities Skylines 2. Il controllo di qualità è stato probabilmente il problema principale, insieme ad una campagna di hype con gli influencer al limite del truffaldino per quello che è stato nascosto del reale gioco. 26 marzo 2024, Millennia, un altro titolo che pure una volta sistemato a martellate non porta più di 1000 giocatori contemporanei. E per finire, Live by You, cancellato il giorno prima del rilascio, con conseguente chiusura dello studio Paradox Tectonic, che nella sua vita non ha prodotto nulla, e questo mese l'ennesimo rinvio a data da destinarsi di Prison Architect 2, con cambio di sviluppatore da Double Eleven a Koku. Insomma, Paradox Interactive è vittima del suo successo. L'enorme afflusso di capitali e il nuovo pubblico acquisito con Cities Skylines 2 hanno completamente cambiato il focus dell'azienda, che ora sta cercando di rimettersi in carreggiata, muovendosi veloce e rompendo cose. Speriamo che Paradox possa presto ritrovare la bussola.